Hai fatto tutto questo? Per me? Ti sembrerà strano, ma per me è la prima volta che... Che mi guardano come se fossi un roast beef. Bene, allora... Guarda che se non ti piace puoi anche dirmelo chiaramente, sai. E che aspetti? Mordila. No! No, non a te. Tu sei fantastica. È che forse non è proprio il momento giusto. Ecco, io ultimamente sono... Insomma, io non sono più un uomo solo, che devo dire? Insomma, sei sposato? No, sposato no, però... Tempo fa... era una ragazza come te, ma se ti dicessi quello che è successo, tu neanche ci credesti. Voglio sapere tutto. Sai... Ci siamo incontrati in questo rifugio d'alta montagna, durante una tempesta di neve, ci eravamo persi. Tutti e due. Soli, come se tutto il mondo ci avesse abbandonato. È stata lei a farsi avanti. Oh, mi preparava ogni giorno dei piatti incredibili con le poche cose che trovava nella tisse. E ma i giorni passavano, le riserve diminuivano, non si vedeva traccia di salvezza all'orizzonte. E anche i rapporti tra di noi, insomma, cominciarono a deteriorarsi. Finché un giorno scomparve. La ritrovai sepolta nella neve, come avvolta in una bara di cristallo. E da quel giorno lei mi è entrata dentro. Insomma, non credo che riuscirei a innamorarmi più. Ma che cazzo mi stai raccontando? Perché che c'è di strano? Allora, buonanotte, Elisabetta. Buonanotte. Che questo libro l'ho già letto. L'hai raccontato pure male. Oh, ma guarda che quello che è successo a me. Sì? E allora cosa c'è da ridere? Stronzo!